Oggi per Eccellenze di Calabria verso Expo siamo alle Tenute Lento, un'azienda che produce vini di qualità ormai da 5 generazioni. E oggi, grazie a Union Camere Calabria, sono arrivati alle Tenute Lento dei buyers australiani interessati a provare e conoscere i vini. Facciamo una potatura corta, quindi diciamo ci garantiamo delle rese basse che sono sinonimo di qualità, quindi un controllo della spinta produttiva delle vigne e delle viti. Quindi potature corte, selezione durante poi selezione dei germogli alla scacchiatura, quindi una potatura verde successiva e diciamo anche prima della raccolta si fa un'ulteriore selezione in vigna diciamo di diradamento, cioè i grappoli che sono rimasti un po' indietro rispetto alla maturazione diciamo di tutti i grappoli della pianta vengono eliminati, quindi vengono lasciati sulla pianta soltanto i grappoli che si presentano nelle condizioni di maturità, sanità, forma, dimensione e colore, quindi diciamo invaiatura, migliori, ottimali. Quindi diciamo queste sono tutte operazioni che vengono fatte manualmente con molta attenzione dalle donne, da nostre squadre di donne che diciamo si sono formate nel tempo, per cui hanno ormai una mano esperta per fare questo tipo di selezioni. Per cui effettivamente in cantina diciamo troverete molta tecnologia, siamo all'avanguardia, ecco, da questo punto di vista, ma è tutto rivolto a mantenere il livello qualitativo che si raggiunge in vigna. Quindi in cantina c'è un perfezionamento di quello che è il prodotto sano e maturo, e quindi diciamo viene tenuto anche molto sotto controllo anche proprio il livello della sanità del prodotto uva. Sono vigneti che sono esposti poi al sole da quando sorge, quindi sullo Ionio, a quando tramonta alle mie spalle, quindi sono completamente soleggiati, e questo vento fa anche sì che nel momento in cui ci sono delle piogge, ovviamente dei fenomeni atmosferici di questo tipo, il vigneto, il terreno asciuga velocemente, quindi non si creano delle sacche di umidità che sono la condizione ideale per diciamo per l'attecchimento poi di parassiti che ovviamente andrebbero a danneggiare le uve. Quindi è una condizione diciamo di biologico naturale che ci permette anche di ridurre sensibilmente il numero di trattamenti, quindi si interviene più manualmente o meccanicamente per tenere in ordine il vigneto, quindi per potare, per tenere la parete verde, la chioma, quindi la parete vegetale sotto controllo in modo che non esploda, perché altrimenti l'uva rimarrebbe troppo coperta dalle foglie, e quindi tutte queste condizioni permettono di avere un prodotto diciamo che poi viene lavorato in cantina e che diciamo ha una buona base qualitativa. Adesso andiamo in cantina e andiamo al fresco.
Lento è una cantina antichissima, da 5 generazioni producete vino di qualità. Sì, produciamo vino di qualità in Calabria, quindi utilizzando le nostre varietà autoctone come il greco bianco, il maiocco, il greco nero, quindi diciamo tutte varietà legate al territorio e che portano fuori dalla Calabria il nostro territorio con i suoi sapori, i suoi gusti e quindi aiutano a far conoscere la Calabria fuori dai confini, per cui riusciamo anche ad esportare, a farci conoscere in tutto il mondo per le peculiarità e per le caratteristiche organolettiche proprio di queste varietà di uva. Abbiamo visto, facendo un giro all'esterno con i buyers internazionali, il vitigno che è proprio qui dove si affaccia la cantina, ed è un vitigno che è baciato dai due mari. Sì, nella proprietà in cui ci troviamo adesso, siamo ad Amato, ed è una proprietà che comprende diverse varietà in vigna, quindi abbiamo sia tipologie di uve sia bianche che uve nere, autoctone e internazionali, quindi riusciamo a sposare i diversi gusti e i diversi le diverse varietà che possiamo avere qui in Calabria e che possono provenire anche da fuori per proporle quindi ai nostri clienti. E ci troviamo in una posizione molto particolare, intanto proprio al centro della Calabria, nell'istmo tra Mar Tirreno e Mar Ionio, in una posizione molto fortunata per le uve. Intanto in alta collina, siamo più o meno sui 500 metri sul livello del mare, e ci affacciamo sui due mari della Calabria, quindi sul golfo di Sant'Eufemio e sul golfo di Squillace. Di conseguenza le uve, oltre alle proprietà, alle caratteristiche dei terreni, quindi proprio dei suoli, si avvantaggiano dell'esposizione, si avvantaggiano anche di questa brezza, di questo vento che soffia dal Tirreno allo Ionio, e quindi hanno delle caratteristiche organolettiche di questo insieme di fattori che poi si ritrovano nei nostri vini, sia nei bianchi che nei rossi, e che caratterizzano e differenziano proprio i nostri prodotti. Una larghissima varietà, tra l'altro, di etichette. Quali sono i vostri cavalli di battaglia? Che siamo affezionati a tutte le nostre etichette perché nascono in periodi diversi, in epoche diverse anche della storia aziendale, che è lunga, ed è la storia della nostra famiglia. Penso di poter dire che siamo fortemente attaccati a due etichette che corrispondono a due varietà, cioè al greco bianco. Noi produciamo un greco bianco DOC ed è un vitigno principe in Calabria, e continuiamo a produrlo da tanti anni con grandissima soddisfazione, sempre in purezza, proprio per far apprezzare le caratteristiche organolettiche di questo vino. E anche un maiocco in purezza, vitigno che quasi nel tempo si stava smarrendo, ma che tantissimi anni fa abbiamo recuperato in vigna, in cantine, abbiamo riproposto con un'etichetta anche molto importante, che è diventato poi il vino bandiera della nostra azienda. Sta avendo numerosi riconoscimenti, numerosi premi, ma i riconoscimenti più importanti, quelli che ci fanno più piacere, sono quelli del mercato, sono quelli della clientela, che poi ovviamente è la cartina tornasole dei vini, di quello che facciamo, e che ci dà soddisfazione in questo, perché probabilmente era il vino che mancava nella nostra gamma, un vino fortemente territoriale, che ha una grande struttura, che ha una grandissima longevità, che è data proprio dalle caratteristiche dell'uva maiocco, e che di conseguenza ci fa anche ben sperare per il futuro. Parliamo della vostra produzione, quanto vino producete e soprattutto dove lo esportate? Allora, noi produciamo in bottiglia all'incirca 500.000 bottiglie all'anno. Più o meno il 50% del nostro fatturato proviene dall'estero, ed esportiamo tra l'altro la fascia medio-alta della nostra produzione, quindi linee come il Dragone Selezione, il Gaglioppo, il Greco, il Maiocco in purezza che dicevo prima, o la Riserva, il Federico II, i mercati
sono la Germania, la Svizzera, il Canada, l'Australia, il Giappone, gli Stati Uniti. In diversi stati abbiamo degli esportatori per cui lavoriamo molto bene, e la cosa che ci fa più piacere non è soltanto lavorare all'estero, ma lavorare bene all'estero, cioè avere una clientela, quindi degli importatori qualificati e soprattutto che rivolgono la loro attenzione alla fascia, come dicevo prima, di prodotti medio-alta, per cui non prodotti da battaglia dove ci si fa concorrenza sul prezzo e diciamo l'Italia non può sopportare una concorrenza di questo tipo, ma riusciamo a esportare proprio i nostri prodotti di eccellenza, quindi quello che rispecchia veramente la filosofia di produzione dell'azienda. Una battuta su questo luogo straordinario che è questa cantina alla Barricaia, dove tra l'altro fate anche grandi eventi. Sì, diciamo che la Barricaia è nata come è il cuore pulsante dell'azienda, è nata come il cuore pulsante, come cavò esclusivamente per i vini, perché qui abbiamo le barrique delle varietà migliori, delle annate migliori, e quindi è un punto molto importante per noi, non solo per quanto riguarda il cuore e l'affetto, ma tecnicamente e praticamente ha un grande valore per l'azienda. E questo ambiente poi si è fatto apprezzare ed è stato utilizzato anche per altro, quindi sia per eventi come matrimoni, ma come esposizioni, sfilate, serate di gala, quindi tutta una serie di tipologie di ricevimenti diversi, dove però questo ambiente, questa atmosfera è riuscita a creare delle belle sensazioni, e sono state sempre delle belle serate, dei bei momenti. Che annata sarà questa per il vino lento? Lo diciamo alla fine, glielo diciamo a fine ottobre, però per adesso non si presenta affatto male, siamo abbastanza soddisfatti, incrociamo le dita che possa continuare così, soprattutto per le condizioni climatiche che finora hanno prospettato una bella annata. Quindi abbiamo iniziato la raccolta delle uve bianche internazionali, continueremo con le uve bianche autoctone e poi a seguire con le uve nere, quindi finiremo intorno a metà ottobre e speriamo che sia come si presenta adesso. Abbiamo raggiunto la vigna ai piedi della villa e poi della cantina Lento, una vigna straordinaria baciata da due mari. Sì, effettivamente questa azienda è a scavalco dei due mari, è sull'istimo, diciamo così, la strada che collega il terreno dello Ionio, sono appena poco più di 30 km, noi siamo circa a metà e ad un'altezza di 500 metri sul livello del mare. Come le vede, gode di questo clima particolare, quindi c'è sempre questo vento fresco, è un clima decisamente favorevole per la produzione di uve di altissima qualità. Ci racconta la storia di questa azienda che ormai insomma è alla quinta generazione. La cantina prima di questa operazione, di trasferirci in questo sito, era a Lamezia, che era la sede storica della mia azienda. Avvertivamo l'esigenza di raggiungere, diciamo così, una
autonomia nella produzione di uve di qualità, per cui cercavamo una tenuta, un appezzamento di superfici, diciamo così, non proprio modeste e che avessero la peculiarità di effettuare i nuovi impianti per produzioni appunto elevate. Effettivamente è stata una trattativa abbastanza impegnativa, ma che poi ci ha visto, diciamo così, premiata dai risultati. Ci sono dei vini che insomma sono i vini storici, no? Delle etichette storiche che producete. Sì, senz'altro sì, noi producevamo già prima della realizzazione di questa azienda il nostro vino, che era il vino top della cantina, che era la riserva appunto, che era ottenuta con le tre uve autoctone della nostra zona, ossia il Magliocco, il Greco Nero e il Nerello. Qui, come dicevamo, abbiamo intensificato queste produzioni dando particolare importanza alla produzione del Magliocco. Attualmente, oltre alla riserva, come dicevamo, produciamo un vino che è la punta di diamante delle produzioni attualmente, che è ottenuto con uve con Magliocco in purezza. Produzione molto ampia di etichette, ma qui nella vigna vediamo che ci sono ben ordinata come tutte le vigne, e questa è la zona dove si coltiva il Cabernet Sauvignon, però ci sono le altre uve. Sì, effettivamente i vigneti, come dicevo prima, è un anfiteatro ed è diviso esattamente a metà. Metà sono uve autoctone, ossia Magliocco e Malvasia. L'altra metà invece è Cabernet Sauvignon, esattamente dove siamo adesso, e Merlot un po' più in giù. Questi grappoli che sono già belli, insomma, belli pieni, belli maturi quasi, no? Quando inizia la raccolta? Allora, noi abbiamo già iniziato da qualche giorno la vendemmia e abbiamo iniziato con le uve precoci di prima epoca, ossia lo Chardonnay e subito dopo la Malvasia, e fra qualche giorno inizieremo la raccolta del Merlot e successivamente, questo dove siamo adesso, è il Cabernet. Hanno una maturazione ormai raggiunta quasi al punto che deve essere vendemmiato, e come le vede le uve sono assolutamente integre perché la posizione, dicevo, il vento costante ci protegge da quelli che sono gli attacchi di peronospora e quant'altro, perché a questa altezza e con questa posizione godiamo, diciamo, di condizioni particolarmente favorevoli per ottenere questi grandi vini. Quindi praticamente quest'uva è quasi senza agenti chimici, perché la natura fa tutto. La natura fa la sua parte, sì, e non siamo proprio senza agenti chimici, perché come dicevamo c'è una notevole escursione termica tra il giorno e la notte, come vede oggi, e basta osservare le spalliere sono proprio piegate perché intanto tira sempre un vento costante, e poi noi abbiamo impianti non diciamo così, con una particolare densità di impianti, di piante. Noi attualmente contiamo, sempre su un ettaro di vigneto, circa 5.600-5.700 piante per ettaro. Come lei può vedere, c'è una notevole larghezza nel filare, sono oltre 2 metri e circa 1,80 m, oltre 80 cm tra una pianta e l'altra. Questo consente che appunto il vento passi attraverso i filari, evitando queste sacche di umidità e quant'altro, che sono deleteri per la produzione dell'uva. Guardando questi grappoli, un po' anche dalla sua esperienza, che annata sarà questa? Sarà un'annata certamente eccezionale. Non abbiamo una grande carica, una grande portata delle uve, però abbiamo avuto un clima particolarmente favorevole, in particolare nel mese di luglio, molto caldo e asciutto comunque. Poi abbiamo avuto una leggera pioggia, ma che non ha creato problemi, e poi di nuovo caldo. Proprio oggi stiamo monitorando
Le uve, siamo prossimi alla vendemmia, sono assolutamente sane, quindi prevediamo che sarà un'annata eccezionale. Ce lo auguriamo, allora vi facciamo in bocca al lupo di buon lavoro. Crepi, grazie. La cantina di eccellenza calabrese si conclude questa puntata di Eccellenze di Calabria verso Expo. Alla prossima!